Devo dire che è la storia che si è avvicinata, nel senso che Francesco Ghiaccio ha preso contatto, mi ha fatto leggere la sceneggiatura e devo confessare che la sceneggiatura non mi aveva convinto in un primo momento. È successo quello che certe volte succede. Io mi ero augurato di poter leggere una sceneggiatura diversa da quelle che di solito si leggono, poi quando mi capita non lo capisco, ho rischiato di non capirlo, perché le mie perplessità nascevano proprio dalla novità, dal fatto che questa sceneggiatura non era allineata con quelle che di solito si leggono. In un posto sicuro c'è molto teatro dentro al cinema. I due protagonisti, sia il padre che il figlio, hanno molto a che vedere col teatro. Tutte e due, il padre voleva farlo, poi non l'ha più fatto, ha finito per lavorare all'Eternit. Il figlio ha cominciato a farlo, ma poi anche lui ha rinunciato a farlo. Il teatro diventa quindi anche un po' il simbolo della redenzione, della libertà, di quella possibilità che abbiamo di sottrarci a certi lavori disumani per fare un lavoro umano, a dimensione d'uomo, che possa servire non solo alla sopravvivenza materiale ma anche alla sopravvivenza e al miglioramento culturale, sociale, insomma. E in questo senso il teatro è una sorta di protagonista del film a fianco ai personaggi, diciamo, concreti, reali. Le perplessità mi sono passate appena ho avuto modo di conoscere direttamente, non li conoscevo prima, Francesco Ghiaccio e Marco D'Amore, che hanno... Marco è un attore, lo sappiamo tutti ormai, Francesco invece è un drammaturgo, regista, ambedue vengono dalla Paolo Grassi di Milano e lì hanno cominciato a lavorare insieme, hanno fondato una compagnia. La società che gestiva questa compagnia è anche la stessa che ha coprodotto il film insieme a Indiana Production. Anche questo è un aspetto dell'attività di questi due ragazzi che mi sembra utile sottolineare, cioè due giovani che si sono rimboccati le maniche e che hanno si sono assunti anche l'onere della produzione, della coproduzione. Loro sarebbero partiti comunque, poi per fortuna hanno incontrato un compagno di strada importante, anche affidabile, come Indiana Production, e il film si è potuto fare con tutti i grisi. Quel film racconta, appunto, come dicevo prima, il dramma dell'Eternit, ma anche un film che racconta un rapporto padre-figlio. Sì, e qui c'è proprio la tragedia, nel senso che nel raccontare questo rapporto il film sottolinea come nel mondo in cui viviamo succeda spesso che con le migliori intenzioni il padre lavora, fa un lavoro per mantenere, come si dice, no? per creare un futuro al figlio, ma il tipo di lavoro che fa, le conseguenze del lavoro che fa, no? per mettere in atto questo suo compito, invece compromettono in maniera drammatica il futuro del figlio, non solo del suo figlio, ma di tutti i figli e il nostro stesso futuro. Cioè siamo quasi obbligati certe volte a fare dei lavori che sono altamente inquinanti, che sono nocivi. Quindi da una parte lavoriamo per sopravvivere, per vivere e per sopravvivere, dall'altra il lavoro che facciamo ci condanna a morire, invece. Questa è la forbice da cui non si esce, insomma, sembra un l'ananche della tragedia greca, insomma, che non se ne può uscire, non c'è soluzione, insomma, non c'è modo di venirne fuori. Se ne può essere consapevoli, però questo forse aumenta la sofferenza e non è nemmeno una soluzione. A meno che non si diventi consapevoli in tanti e piano piano si cambino le cose, insomma, non è obbligatorio fare l'amianto, non è obbligatorio utilizzare l'Eternit per fare tutto nella vita, ci può essere qualcosa di più abbordabile, di meno nocivo, insomma.